Arrivano proprio nel periodo della raccolta delle mele con la vendemmia quasi alle porte, ottime notizie per operai agricoli e florovivaisti della provincia. Proprio ieri infatti è stato siglato il rinnovo del loro contratto provinciale che era scaduto il 31 dicembre scorso. Dopo 8 mesi di trattative, FAI CISL Sondrio, UILA UIL Milano Alta Lombardia con Coldiretti Sondrio, CIA Sondrio e Confagricoltura Sondrio hanno raggiunto un accordo sindacale importante che dà risposta a circa 3.000 lavoratori e lavoratrici in provincia. La conquista più significativa riguarda l'aspetto economico. L'aumento del 6,3% dei salari contrattuali previsti per i lavoratori del settore dal 1 di settembre del 2024 e una copertura di una tantum di 100 euro per il periodo di vacanza contrattuale che è stato da gennaio ad agosto. Un'altra significativa novità riguarda i salari degli addetti alla raccolta mele e uva. I lavoratori rappresentano circa 1.000 persone che durante l'anno appunto si occupano delle grandi campagne della raccolta e ci piace valorizzare questo aspetto perché spesso sono i lavoratori che sono maggiormente da attenzionare perché quelli generalmente meno tutelati all'interno del mercato del lavoro. Da oggi anche i lavoratori e le lavoratrici impiegati nella raccolta di mele e uva avranno una migliore condizione economica. A loro verrà applicato il livello E, aumentando così notevolmente la retribuzione, non soltanto per frutto degli aumenti contrattuali previsti per tutti del più 6,3%, ma anche perché sarà previsto anche per loro il pagamento del TFR, cosa che non era prevista nella retribuzione precedente. Al capitolo delle classificazioni del personale sono state inserite nuove figure come ad esempio l'addetto al confezionamento e alla vendita di prodotti agroalimentari in un'ottica di maggiore precisione nel delineare le mansioni svolte dai lavoratori e il loro conseguente inquadramento economico. Rimane all'interno del contratto provinciale l'importante articolo fortemente voluto dalla parte sindacale riguardante lo scatto automatico di livello da E a D per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità lavorativa nella stessa azienda superiore ai 24 mesi. Per quanto riguarda la conciliazione vita e lavoro, sono aumentati inoltre i permessi per visite mediche per i lavoratori a tempo indeterminato, 6 ore, mentre rimangono 4 ore per i lavoratori a tempo determinato.